Gli orturbani a Roma ci sono sempre stati e semplicemente si passa da una realtà dove gli orti erano considerati un po' un residuo degli orti di guerra, e la cosa poco simpatica di questi orti residui degli orti di guerra è che invece di dare una nota di bello alla città, in realtà creano disordine. Verso gli anni 2010 si è assistito ad un cambiamento della propria definizione di orto, perché da orto singolo individuale si passa a un orto collettivo, cioè si passa ad un fenomeno di associazionismo che prima mancava. E l'associazione Orti Tre Fontane nasce nel 2013, nasce su idea di... eravamo un gruppo di vecchi amici del quartiere, cresciuti proprio in questo parco qui, e un parco che versava ormai da tempo in una situazione di completo abbandono, e l'obiettivo di molti di noi che inizialmente abbiamo immaginato questa attività era quello proprio di creare un luogo di incontro e trasformare un'area triste, abbandonata, in un luogo di partecipazione vivo, ricreato. E ci siamo riusciti nelle forme migliori che noi potevamo immaginare. È da qualche anno che inseguiamo l'idea di mettere, di fare un orto qui all'interno del nostro centro, ma le chiare difficoltà economiche non ci hanno mai permesso di andare avanti, finché non abbiamo conosciuto la Sidigmed, che così ci ha dato questa opportunità, realizzare un orto in uno spazio di proprietà del comune. Noi siamo su una proprietà comunale, era un loro obiettivo e noi abbiamo dato a loro la possibilità di realizzare quest'opera e a noi la possibilità veramente di avere finalmente realizzato un piccolo sogno. Noi abbiamo visto questo progetto piano piano svilupparsi, finché c'è stata la fase più, diciamo, di distribuzione delle particelle, allora abbiamo alzato la mano candidandoci a prenderne una di queste. Nel cuore di Roma abbiamo la possibilità di vivere a contatto con la natura, di seguire le evoluzioni delle stagioni, di seminare, di raccogliere. È un'ottima occasione per insegnare ai bambini come funziona la terra, come deve essere lavorata, come deve essere seminata. E come poi alla fine, con grande fatica, perché è tutto pieno di erbacce da estirpare, si può arrivare ad avere un raccolto. È stata realizzata una fontanella all'esterno del nostro centro e la raccolta dell'acqua, il sovrappiù dell'acqua, va in delle cisterne che sono state realizzate a fianco all'orto e diciamo che noi annaffiamo con i residui dell'acqua, diciamo, della fontanella. Abbiamo da subito cercato un coordinamento, un mettersi a rete con gli altri orti urbani, sia in costruzione che più antichi noi, a livello di cittadino. E da questa esperienza, nei 2 anni successivi alla nostra occupazione, abbiamo fatto un percorso anche insieme all'amministrazione capitolina per la costruzione di un regolamento orti urbani del Comune di Roma. Il regolamento attuale è in funzione delle volontà dei cittadini. Si nota un'area che sia di proprietà comunale e con vicino una sorgente d'acqua, insomma un posto da cui appunto utilizzare l'acqua. E se non ci sono vincoli di alcun genere e quindi ci sono tutte le condizioni necessarie per poter fare un orto, chiaramente questo è il compito dell'ufficio, i cittadini possono richiedere quell'area per realizzare a loro spese un progetto ad orti. Un'altra cosa che ritengo che sia stata troppo burocratizzata è il numero degli uffici, degli enti preposti a dare autorizzazione per la realizzazione di un orto in un ambiente che poi si presta benissimo ad accoglierlo. Purtroppo l'amministrazione ha delle carenze per quanto riguarda la tecnologia che consentirebbe una procedura burocratica molto più veloce. Se si potessero ad esempio avere dei sistemi tramite quali si capisse subito, per esempio, se quell'area è pubblica,
se ci sono vincoli, che tipo di area è. Effettivamente buona parte del lavoro sarebbe risolto in poco tempo. Dare ai cittadini la possibilità di attingere rapidamente e in maniera semplice al patrimonio di informazioni delle amministrazioni locali. È questo l'obiettivo di Smarticipate, un progetto che si propone di facilitare l'accesso agli open data attraverso una piattaforma web per favorire la partecipazione dei cittadini alle trasformazioni del territorio e garantire una maggior trasparenza dell'operato dei governi locali. Roma, coinvolta nel progetto insieme a Londra e Amburgo, ha scelto di sperimentare l'uso della nuova applicazione per sostenere la cura condivisa degli spazi verdi pubblici inutilizzati attraverso la creazione di orti urbani. L'applicazione di Smarticipate dà accesso a un database in cui le aree verdi sono censite per municipio. Basta inserire i riferimenti toponomastici per controllare se per quell'area è prevista la destinazione a orto o giardino o se vi siano ostacoli quali vincoli o controindicazioni ambientali. Se un'area è sottoposta a vincoli o non rispetta i requisiti, si può interrogare il database per vedere quali siano altre aree disponibili nel municipio. Se invece è compatibile con la destinazione a orto, si può verificare se esista o meno un progetto presentato o in corso. Se non esistono progetti, si ottengono le informazioni utili a presentarne uno. Se invece esistono già uno o più progetti, si può visionarli e decidere se aderire a una delle associazioni che li hanno proposti o presentare tramite una propria associazione un progetto alternativo. L'applicazione fornisce le informazioni utili alla sua elaborazione. Tutti i cittadini possono, grazie all'applicazione, consultare i progetti presentati, visionare le analisi del campione del suolo e delle acque di irrigazione, monitorare lo stato di avanzamento del progetto e i criteri di assegnazione o di rotazione delle aree, ed esprimere critiche o proposte di miglioramento. L'applicazione consente, inoltre, di esprimere il proprio gradimento, partecipando così, dopo la verifica tecnica delle caratteristiche del progetto da parte dell'amministrazione, al processo decisionale di assegnazione dell'area. Rendere facilmente accessibili e fruibili i dati e le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni significa aprire nuovi canali di partecipazione dei cittadini e fornire loro nuovi strumenti per contribuire a progettare una città più vicina ai bisogni di chi la abita. Una città più moderna e solidale, perché costruita sulla condivisione di idee ed esperienze.